Magnifico Rettore, corpo docente, rappresentanti degli studenti, del personale non docente, signor Sindaco, signor Presidente della Regione, autorità tutte. Io sono qui a nome del Governo italiano per augurarvi buon anno accademico, naturalmente, per auspicare, come accade in tutte queste circostanze, che sia un anno di crescita, di talento, di libertà. Ma sono qui innanzitutto per chiedervi una mano. Sono qui per chiedervi una mano perché credo e ritengo che mai come in questo momento il nostro Paese abbia la necessità di poter contare su una struttura come il Politecnico di Torino. Lo dico non pensando al passato, eppure sarebbe facile provare a immaginare i grandi nomi, a ricordare i grandi nomi che qui si sono laureati, che qui hanno studiato, che qui hanno camminato anni in attesa di una laurea che è stata poi la chiave di volta della loro esperienza di vita. Sarebbe interessante citare i nomi più famosi. Oggi ho visitato alcune tra le principali realtà dell'automobile, del tutto evidente ad esempio ricordare, che so, sul design Pininfarina, o pensare a cosa è stato Olivetti per il computer, o pensare a un meno noto laureato della vostra università, del vostro istituto, Leonardo Chiariglione, colui il quale che ha inventato l'MP3. Fa impressione pensare che alcune delle più importanti novità straordinarie del nostro tempo sono nate qui. Sono nate da studentesse e studenti qui. Qui si è smaterializzata la musica per la prima volta. Poi naturalmente non basta per creare un prodotto di successo, ma dalla qualità di questa vostra scuola, poi divenuto università, è nata larga parte dell'innovazione che il nostro Paese ha conosciuto e conosce. Allora sono qui per chiedervi una mano, magnifico Rettore. La sua relazione è una relazione ricca di numeri, di spunti, di suggestioni, ricca di stimoli, e contiene quelle critiche necessarie in senso tecnico, quelle opportunità che si aprono in un anno che con il Presidente della CRUI, che è qui in aula, il magnifico Rettore Paleari, abbiamo deciso essere un anno costituente per il nostro Paese rispetto all'università. Ma credo che prima di tutto questo la mano che possiamo chiedervi è una mano per raccontare, vivere, sognare in modo diverso il nostro Paese. Se io apro oggi una finestra su ciò che appare l'Italia, non trovo i riferimenti ai grandi personaggi che ho appena citato o alla capacità, al talento, al genio, all'innovazione che per esempio voi rappresentate. No. Trovo un racconto noioso, patetico talvolta, che non nasce dalla cattiveria, che non nasce dalla malafede, ma nasce dalla pigrizia innanzitutto di noi addetti ai lavori della politica, ma non soltanto della politica, anche dell'editoria, della comunicazione, dell'università, del mondo del sapere e del pensare, che dipinge l'Italia come un paese il cui tempo migliore è già trascorso, che assume la nostalgia a categoria della politica e che impedisce, in un racconto pieno di cliché e di luoghi comuni, di poter immaginare come il tempo della globalizzazione sia in realtà il più grande alleato del talento e dell'intelligenza italiana. C'è bisogno allora di un cambio a 180 gradi, non vorrei subito confondermi in una sede, si vede che sono laureato in giurisprudenza e non in ingegneria, ma c'è bisogno di un cambio radicale, così mi viene meglio, che è quello che permetta a ciascuno di noi di pensare all'Italia come il luogo in cui tutto è possibile. Mi piacerebbe dire in cui tutto è ancora possibile. Lei, magnifico Rettore, ha introdotto partendo da un'immagine di oggi, dall'immagine del funerale di un grande imprenditore italiano.
Io penso che questo sia il paese in cui tutto è ancora possibile, anche che il figlio di un pasticcere di Alba non soltanto crei una multinazionale di qualità, ma che rappresenti un modello di capitalismo profondamente ancorato al territorio, proprio nel momento in cui si parla costantemente, talvolta un po' a sproposito, di globalizzazione e delocalizzazione. Il paese in cui tutto è ancora possibile, anche che un'azienda considerata l'azienda principe e in realtà l'azienda più importante d'Italia per tanti anni, considerata fino a 10 anni fa qualcosa di più, completamente cotta e decotta, che si va a comprare una delle più grandi realtà dell'industria automobilistica americana, ed è impressionante pensare quello che come è cambiato nel corso degli anni il rapporto tra l'industria automobilistica italiana e mondiale, e come cambierà nei prossimi 10, prossimi 20, perché anche in questo settore il meglio deve ancora venire. E io sono assolutamente certo che il rilancio che è in corso sarà sorprendente, non soltanto per i critici, che magari ci resteranno male, ma anche per chi ha sempre sostenuto quel percorso di cambiamento. Eppure l'Italia è il paese in cui tutto è ancora possibile, anche questo, ed è, me lo permetteranno gli amici Piero e Sergio, il paese in cui è possibile che una città come Torino, considerata all'inizio di questo millennio una città sostanzialmente finita, perché l'industria automobilistica conosceva la fase di difficoltà che ricordiamo, grazie anche al lavoro vostro, del Politecnico, ma più in generale, all'intelligenza, alla visione, allo sguardo strategico sul domani, ha saputo ripensare se stessa. L'Italia è il paese in cui tutto è ancora possibile. Ma se noi non ripartiamo dall'università, dalla scuola e dal capitale umano, noi non saremo in grado di vincere la scommessa che abbiamo di fronte a noi. Questo è il punto centrale che, a mio giudizio, prima ancora che una riflessione sugli ingegneri, sugli architetti del futuro, io vorrei porre alla vostra attenzione, avendo ascoltato le parole del magnifico rettore. Perché è del tutto evidente che chi ha responsabilità politiche oggi debba innanzitutto raccontare che cosa sta facendo per cambiare la struttura del paese. È evidente che chi ha responsabilità politiche, il governo in primis, deve riuscire di più e meglio di quanto abbia fatto sino ad oggi a mostrare come vi sia un disegno unitario nel percorso di riforma della Carta Costituzionale, nel percorso di riorganizzazione della legge elettorale, del ripensamento nella giustizia, nella pubblica amministrazione, nel fisco, nel lavoro. E debba essere capace di mostrare che c'è un filo rosso che collega tutto questo scenario in un disegno strategico che parte dal presupposto per il quale l'Italia è il paese europeo che è il più avvantaggiato dallo scenario internazionale che si sta per creare. Che è l'Italia è il paese in cui non possiamo continuare ad assistere a un noioso ping pong tra talk show in cui costantemente si racconta soltanto che siamo un paese destinato a far fuggire i cervelli o a perdere le occasioni. Ma è il paese che più di ogni altro ha l'opportunità di vivere nello scenario globalizzato con la qualità delle proprie radici e con l'intensità del proprio talento. Questo scenario è uno scenario che la politica ha il dovere di costruire partendo da quelle che vengono chiamate riforme strutturali. Nome noioso, nome che non riscalda i cuori, ma che sono il cambio, che costituiscono il cambio delle regole del gioco, fondamentale e imprescindibile. Arriverà pure un momento in cui potremo discutere nel merito e la nebbia dell'ideologia finalmente si diraderà per andare a vedere come queste riforme non sono altro che la conseguenza di 70 anni di dibattito tra gli esperti e gli addetti ai lavori. Ma non è questo il punto fondamentale sul quale il Politecnico di Torino può giocare la sua partita. Questo è compito nostro, a noi la responsabilità, anche di non perdere tempo, come talvolta rischiamo di fare, come talvolta viene voglia di evidenziare. Noi abbiamo un compito che è quello nostro,
quello di riuscire a rimettere in campo le regole del gioco. È l'ABC, ma non è questo che salva il Paese. Il Paese viene salvato da un gigantesco investimento contro una catastrofe educativa che si è protratta nel corso degli anni. Questa catastrofe educativa è partita dalla rinuncia a un rapporto tra generazioni che fosse un rapporto di sfida, di stimolo. Qualcuno ha scritto che siamo in una generazione senza padri. Io, conoscendo l'Università di Roma, non credo che sia così. Credo che ci siano straordinarie figure di maestri, educatori, professori, visionari. Verrebbe voglia di dire, nel senso etimologico del termine, profeti, persone che avevano detto prima dentro l'università italiana, dentro la scuola italiana, dentro la cultura italiana. Ma si è rotto il rapporto e si è pensato che il tempo dell'Italia dovesse essere costruito soltanto nella commemorazione di ciò che siamo stati. Io credo che questo sia invece il luogo nel quale si possa tornare a immaginare un domani, a progettare. E vale per gli architetti, e vale per gli ingegneri, ma progettare, dal latino, proice, significa gettare avanti. Io vi chiedo un aiuto in questo. Lo so che le espressioni del magnifico rettore sono espressioni che chiamano il governo a una puntuale risposta di merito, è vero. Noi dobbiamo avere il coraggio di dire con forza che questa storia, la dico in modo molto meno accademico e diplomatico, per cui non si può in Italia non affermare che vi siano diverse qualità nell'università, è ridicola. Non è che si tratta di dividere le università di serie A e di serie B perché lo fa il governo. Lo fanno, ci sono già università di serie A e di serie B nei fatti in Italia. E rifiutare la logica del merito dentro l'università e rifiutare la valutazione dentro le università e pensare che tutte le università possano essere brave allo stesso modo è quanto di più non antimeritocratico ma antidemocratico possa esistere. L'uguaglianza non può essere scambiata per egualitarismo. Il principio di uguaglianza mette tutti sullo stesso piano, ma mette tutti sullo stesso piano a livello di partenza, non di arrivo. E se c'è un'università che va meglio delle altre, bisogna avere il coraggio di riconoscerle questa qualità. Perché se noi pensiamo di poter portare 90 università tutte insieme nella competizione globale, spazzeranno via anche noi. È evidente che da questo punto di vista la politica ha il dovere di parole chiare e di conseguenze immediate. Ci sono delle università che riescono a competere nel mondo e università validissime che però hanno un'altra funzione, hanno un'altra missione. E dire questo significa riconoscere uno spazio al merito che talvolta la politica ha negato. Non vale soltanto nel mondo universitario, è un principio culturale da smontare. È il principio culturale che tutti i giorni noi troviamo contro in Parlamento. Il principio per il quale l'obiettivo non è quello di far fare le cose. L'obiettivo è quello di bloccare gli altri. La democrazia non è il sistema in cui non vince mai nessuno. La democrazia è il sistema in cui se hai perso, la volta dopo puoi vincere. E quindi il tuo compito non è quello di bloccare quelli che hanno la maggioranza. Il tuo compito è tentare di trovare delle idee che siano migliori e più convincenti degli altri. Se all'interno del mondo universitario accademico abbiamo paura delle valutazioni e delle classifiche di riferimento internazionali, non è che abbiamo paura di un attacco al cuore del sistema, abbiamo paura della realtà. Oggi il mondo si misura e ci misura su parametri che sono parametri rispetto ai quali il Politecnico di Torino ha tutte le condizioni per poter competere a testa alta. E quando il magnifico rettore nei suoi 5 punti evidenzia, e lo ringrazio, il peso dello strapotere burocratico amministrativo e delle adempimenti talvolta pleonastici, retorici e assolutamente inutili a cui è sottoposta l'università italiana, io dico che saremo credibili se da qui alla fine del mandato 2018 noi riusciremo a rendere questo paese migliore e più semplice non soltanto per le università, ma per l'intero sistema della pubblica amministrazione.
quando fai una legge e una settimana dopo hai bisogno della circolare esplicativa, il problema non è se la circolare arriva dopo una settimana o dopo un mese, il problema è che quella legge è sbagliata, perché una legge che ha bisogno di una circolare esplicativa non è una legge chiara. Quando il sistema della pubblica amministrazione, segnalo che ci sono state molte polemiche rispetto alla concezione, anche il rappresentante degli studenti ha sottolineato, del governo su, per esempio sui temi del lavoro o d'altro, ma mi scappa un po' da ridere fino a un certo punto che tra qualche giorno festeggeremo o commemoreremo o malediremo il primo anno di governo, a seconda dei punti di vista, ciascuno di voi è libero di barrare la A, la B o la C, ma mi fa pensare il fatto che noi abbiamo fatto due decreti legge, disegni legge delega su due argomenti diversi nello stesso momento, lavoro e pubblica amministrazione. Il lavoro, fatto il decreto legge, come sapete, ha dei tempi che sono i 60 giorni, entrambi hanno terminato il proprio lavoro in Parlamento con la conversione. Ma è impressionante notare come il lavoro sia già legge e siamo ai decreti attuativi, anzi siamo a concludere i decreti attuativi, i decreti legislativi di attuazione. La pubblica amministrazione è ancora in prima lettura in commissione e non certo semplicemente per responsabilità nostre, responsabilità che mi prendo, ma anche perché quello è il vero freno al sistema e cercheremo di affrontarlo con molta determinazione, dicendole, magnifico rettore, che ci dovete aiutare anche voi nel dibattito culturale, voi soprattutto la parte ingegneristica vostra. Per me, che sono un po' lontano da questo mondo, ingegnere è colui il quale fa tante cose, innova, investe, inventa, ma è anche molto più banalmente in alcuni casi quello che rende semplice una cosa difficile. E noi sulla pubblica amministrazione abbiamo bisogno di far passare il messaggio che la parola semplicità non è un problema. Ci sono quelli un pochino più snob che pensano che semplicità sia sinonimo di banalità. È esattamente l'opposto. Non c'è niente di più serio e strutturato di un provvedimento semplice. Allora, certo, noi avremo bisogno, da questo punto di vista, di fare un passo in più nella giusta direzione, ma abbiamo anche bisogno di porre l'università sempre più fuori dal diritto amministrativo. Noi abbiamo bisogno di far sì che l'università abbia il proprio confine non stritolato e streminzito dal diritto amministrativo. Non è possibile gestire il Politecnico di Torino, lo dico in presenza del Presidente dell'ANCI, nella mia veste di ex sindaco, come gestisci un comune secondo le stesse regole con cui gestisci un comune di 500 abitanti. Una grande università ha il compito di stare non sul mercato, come dice qualcuno, ma nello scenario internazionale con delle regole che siano all'altezza della propria storia e della propria funzione. Naturalmente, e vado rapidamente a chiudere avendola fatta fin troppo lunga, tutto questo ragionamento porta il governo a prendersi degli impegni puntuali. Noi nel 2015 abbiamo scelto di partire dalla scuola, abbiamo scelto di partire dalla governance del sistema, dalla Costituzione, dalla legge elettorale, dalla riorganizzazione della pubblica amministrazione, dal mondo del lavoro, dove finalmente vediamo dei segnali di ripartenza che sono ancora timidi, per carità, ma sono i segnali che qualcosa sta cambiando, anche in considerazione della battaglia europea fortissima che il nostro governo ha fatto e che ha portato al piano degli investimenti di Juncker, alla comunicazione sulla flessibilità, al QI della Banca Centrale Europea e al conseguente deprezzamento dell'euro sul dollaro, che è un elemento che aiuterà moltissimo le nostre aziende e il nostro export, export nel quale il settore da cui proviene, il settore nel quale eccellono i nostri prodotti, sicuramente il primo di questi è quello proprio legato alla qualità e alla bellezza dei prodotti che vengono dai vostri studenti o dai vostri laureati e dalle vostre laureate. Ma quello che per me è fondamentale non è semplicemente un ragionamento sulla governance del sistema, è fare il passo in avanti e provare a investire sul capitale umano, sull'educazione e sulla qualità. Oggi stiamo chiudendo proprio in queste ore il pacchetto sulla scuola. Può non essere il pacchetto migliore del mondo, io rispetto chi passa il tempo a storcere il naso. Di fronte a un problema io cerco di cambiare le cose, non di storcere il naso. Noi abbiamo molti limiti e sicuramente siamo nelle condizioni di fare tanti errori,
ma abbiamo scelto di combattere quelli che continuano a dire che l'Italia è irriformabile, che tutto deve restare com'è. E dopo 6 mesi di campagna di ascolto nella scuola, prima tocca alla scuola e poi all'università. Quello che vorrei però dire, aggiungendo un elemento più specifico rispetto al Politecnico, è che qui c'è il futuro del Made in Italy. Il Made in Italy non è soltanto un vestito. Il Made in Italy non è soltanto il cibo. Il Made in Italy non è soltanto la qualità italiana, la cultura o l'arte. Il Made in Italy, ne sono assolutamente certo e convinto, è innanzitutto la qualità dell'ingegneria e dell'architettura italiana nel mondo. E non lo dico perché lo dico io, perché me lo dicono gli interlocutori con cui parlo girando per il mondo. Me lo dicono i CEO delle più grandi aziende, che quando vengono in visita in Italia o quando li andiamo a trovare all'estero, ti dicono: mi dispiace per il vostro paese in crisi, ma caspita come sono bravi i vostri ingegneri. Ma caspita com'è straordinario il vostro design. Sembriamo non averne consapevolezza, neanche quando le cose tornano a girare in positivo. E allora questa è la sfida di fronte alla quale noi ci troviamo. Oggi noi viviamo un momento nel quale scuola e università e ricerca possono costituire la carta vincente per il nostro Paese per uscire da anni non di crisi economica, ma di rassegnazione, di stanchezza, di sguardo rivolto semplicemente con i piedi a terra, senza una minima capacità di progettazione nel futuro. Progettazione. Ecco, io vi chiedo di aiutarci a progettare l'Italia che verrà, a lanciarla oltre, a non bloccarla nella palude dei risentimenti. E non so che cosa faranno i vostri studenti. Magari progetteranno ponti, reti mobili, tecnologie, innovazione, scienza. Andranno a progettare o costruire opere fisiche e immateriali sparsi per il mondo. Oggi hanno però un compito, che è quello di costruire l'idea che l'Italia abbia un domani più autorevole, più bello e più significativo di quello che noi abbiamo ricordato. Vengo da una città, e ho finito, che è famosa per essere la città dei criticoni, la città di Firenze. Eppure, non solo in Italia, diciamo, ce ne sono anche altri. Eppure il simbolo di quella città è esattamente tutto quello che io vorrei che fosse l'università italiana, e in particolar modo una delle università come la vostra, che è già per molti aspetti. È la cupola dei Brunelleschi. Non me ne vogliano gli ingegneri se, dopo aver a lungo parlato in questo intervento di ingegneria, spezzo una lancia finale in favore degli architetti, sapendo che il derby tra i due continua a essere, diciamo, di un qualche significato morale. Ma non è la qualità in sé che rende quell'opera il simbolo della mia città. Non è la bellezza. E non è neanche l'armonia, che pure pare evidente anche all'occhio di una persona non esperta, rispetto a tutte le altre costruzioni di oggi e dell'epoca. No. La cosa che rende grande la cupola dei Brunelleschi è il fatto che Brunelleschi l'abbia fatta contro il parere di tutti, i fiorentini dell'epoca, contro le critiche di tutti, che continuavano a malignare, a sussurrare: tanto non starà in piedi. E l'abbia fatta con una capacità di intuizione, una forza d'animo e una concretezza realizzativa che ne costituisce oggi il simbolo per tutti quelli che, quando hanno un'idea, non rinunciano a portarla a casa semplicemente perché intorno a lui, intorno a lei, c'è un esercito di professionisti della critica che perde tempo a cercare di bloccarlo. Io vorrei augurare ai vostri studenti questo. Non so se il Politecnico di Torino riuscirà ad avere tutto quello che si aspetta dal governo. Noi ci proveremo, perché sappiamo che voi non siete semplicemente un'università. Voi siete una parte del rilancio di questo Paese, ed è ancora più grande quindi il vostro ruolo per il futuro che verrà. Ma so per certo che, indipendentemente da quello e da come giudicherete il governo alla fine di questi, di questo periodo che ci divide da qui al 2018, indipendentemente da come giudicherete il governo, che è secondario, la cosa che auguro a voi professori, a voi maestri, mi piace chiamarvi così, a voi studentesse e studenti, la cosa che vi auguro dal profondo del cuore è di provare ad avere sempre idee innovative, di ascoltare con attenzione le critiche di chi prova a smontarvele, ma di essere capaci, coraggiosi e tenaci,
in grado di vincere le critiche se le vostre idee sono forti, è in grado di realizzare il sogno, e oggi l'Italia ha bisogno di persone come voi per riuscire non soltanto a ricordare il passato, ma, fatemelo dire al Politecnico di Torino, soprattutto a progettare il futuro. In bocca al lupo e buon anno.